buona serata ai nostri telespettatori, gli amici del nuoto, ad Aglaia Pezzato. Ciao Aglaia. Enrico, ciao a tutti. Ben arrivata, si parla ovviamente ancora di campionati italiani, lo faremo con un ospite molto molto importante, molto gradito. Insomma, sono stati i campionati italiani estremamente interessanti, perché abbiamo visto cose nuove, volti nuovi, adesso, cioè, nuovi per modo di dire, nel senso che non è che sono nati dal nulla, però insomma ne parleremo ovviamente anche con il nostro ospite. Abbiamo visto anche cose strane, abbiamo visto insomma alcuni atleti gareggiare in stili che a loro remoti come pensiero, però divertente è stato anche questo, perché potevano sbizzarrirsi dopo un mondiale. Credo che sia stato anche divertente partecipare a qualche gara che non appartiene a loro. Aglaia, a te la presentazione del nostro ospite. Sono felicissima di averlo qui con noi oggi, è davvero un caro amico, ma anche una persona veramente molto interessante, sempre, sempre bello sapere cosa ne pensa. E se dividiamo il campionato italiano in due, tra i volti più nuovi e i volti che ci fa piacere aver rivisto ad altissimo livello, lui fa sicuramente parte di questa seconda categoria. È con noi Filippo Pippo Megli. Ed entra a fare parte del gruppo dei vecchietti, ecco. No, ancora no, dai, vecchietti no, dai. No, dai. Però ne parleremo, scopriremo un po' che cosa c'è stata a questa campionata italiana, più che altro perché... e valuteremo quelli che sono gli anni di differenza. Sì, no, quello sì, però appunto c'è un gruppo... Non è colpa tua, è l'altro che è giovanissimo. Ma infatti. Non solo uno, perché ce ne sono più di uno, però insomma quello ha fatto qualcosa di particolare. Allora, Aglaia, fai tu la prima domanda, Filippo, se vuoi partire da lì, non lo so, vedi tu. No, parto ancora da un po' più indietro. Come stai, Filippo? Perché so che comunque sono stati anni un po' complicati, questo magari avremo modo anche di approfondirlo poi dopo, ma che un problema in particolare, quello ad una spalla, ti ha dato tanto a cui pensare e anche tanto a cui proprio di prenderti cura del tuo corpo in un determinato momento. Come stai fisicamente oggi, visto che ti abbiamo visto tornare ad un ottimo livello? Allora, io come sto? Molto bene. Partiamo da qua, perché è giusto mettere subito mani avanti e dire che adesso, per fortuna e per anche tanto sforzo fatto nel corso degli anni, sto bene e mi risento quella freschezza muscolare, quelle articolazioni che girano bene come un tempo. Sì, sono stati anni un po' difficili perché per un nuotatore avere un problema alla spalla, che poi è arrivato proprio l'anno successivo al mio anno top, ovvero il 2019 post record italiano, non è per nulla facile. Non è per nulla facile perché devi cambiare il tuo modo di approcciarti all'allenamento, devi cambiare il tuo modo di approcciarti alla nuotata, devi trovare delle soluzioni per diventare un po' una tua versione 2.0, perché tutto prima veniva facile, dopo c'erano delle cose da rimettere a posto e degli appoggi, delle traiettorie che non erano eccessivamente positive per la spalla stessa e per il mio proseguo della carriera. Comunque, grazie a dei fisioterapisti di primo livello che ho trovato a Forlì, che sono Elisa Scaioli e Isabella Girelli, mi hanno rimesso a posto, mi hanno ribaltato come un calzino, mi hanno tenuto un mese nella loro struttura, controllato ogni giorno 4-6 ore al giorno, e da lì è iniziata la mia riabilitazione. Quindi io l'impegno ce l'ho messo, e purtroppo quando si arriva in un punto un po' più basso della propria carriera serve proprio quella voglia, quell'impegno per scusate, per uscirne. Purtroppo ancora un po' di sintomi di Doha, non so, questa sorta di influenza araba che mi porto dietro come Zaza, che è senza voce. Io ho ancora un po' di questa situazione nella gola non positivissima. Comunque, l'infortunio in sé non era tanto il problema, secondo me. Il problema è venuto principalmente dalla testa. La testa fa brutti scherzi e non aiuta, soprattutto se c'è un momento difficile. Ti aiuta ad andare ancora più giù.
E allora anche lì poi mi sono affidato sempre ai miei fisioterapisti e mi hanno consigliato uno psicologo, e da lì è venuto fuori anche questo percorso dello psicologo sportivo, che anche lui ringrazio, si chiama Mirko Mazzoli. E è un insieme, devi lavorare a tutto tondo come atleta di primo livello per raggiungere un risultato, che sia piccolo, che sia grande, ma anche quello piano piano nella strada ti porterà ad andare avanti e ritrovare il viottolino, quella strada già solcata da altre persone, che è quella giusta, e poi riprendere quelli che sono i tuoi obiettivi e l'indirizzo che gli vuoi dare a quella strada. Quindi una storia interessante, complessa, però allo stesso tempo siamo arrivati alla meta. Aglaia, questa storia della mente che va per i fatti suoi, insomma, la stiamo riscontrando molto spesso ultimamente. Cosa sta succedendo? Perché oggettivamente, cioè, Filippo comunque ha una ragione, un motivo per magari essere anche giù di morale, per non essere ovviamente per essere preoccupato su quello che stava arrivando, ce l'aveva, cioè c'era un infortunio che comunque ha scatenato quello che dopo è accaduto, cioè diciamo non la chiamiamo depressione, Filippo, la chiamiamo magari difficoltà ad affrontare i problemi, no? Non è stata mai diagnosticata, ma secondo me la si può chiamare anche depressione. Purtroppo è un sono momenti che anche in atleti top level possono arrivare, ed è subdola perché non te ne accorgi. Sembra tutto normale, sembra tutto vada bene, ma poi appena c'è un momento di sbandamento ti riattacca come se fosse sempre stata lì dietro di te, come una sorta di fantasma che appena ti prende per il collo e ti dice vieni giù con me. Però e purtroppo è anche molto sta diventando la normalità, sta diventando la normalità anche tra gli atleti, perché c'è poco interesse anche a riguardo, c'è poco lavoro e c'è sempre più richiesta da parte di persone esterne, c'è sempre più aspettativa. L'atleta non è infallibile, l'atleta può fallire, l'atleta può avere problemi, e questi spesso non sono accettati, non so bene il perché, non so bene da cosa è derivato tutto questo percorso mentale, percorso sociale, però spesso l'atleta si sente anche sovraccaricato, completamente inondato da questi pensieri di terzi o comunque pressioni che vengono dall'esterno, che spesso si ritrova da solo e non sa come fare. E sembra che tutto vada male, però ci sono anche persone che ti stanno vicino, persone che, aprendosi, che è la cosa più difficile, ti possono aiutare. E poi da lì, soprattutto parlandone, si può creare un percorso, si possono fare tantissime altre cose. È qualcosa di cui ti accorgi piano piano col tempo, e quel mondo cupo, oscuro, dove ci sei solo te e nessuno ti può dare una mano, inizia a vedere delle lucine a destra, delle lucciole a sinistra, dei lampioni un po' che ti illuminano questa strada intorno a te, inizi a rivedere ciò che c'è sotto i piedi. Insomma, è un percorso lungo, ma è un percorso che è necessario. Infatti sponsorizzo sempre lo psicologo, anche se insomma non bisogna avere paura di affidarci, sì, ecco, questo sì. No, Aglaia, no. A me viene in mente, cioè, non so, i primi nomi che mi vengono in mente, Dresser, Milak, atleti che così apparentemente dal nulla perdono la capacità, quella non so, forza enorme, sia mentale che fisica, che ha permesso loro di dominare a tutti i livelli, no? Cioè, ce ne sono sempre di più ultimamente, probabilmente perché i fari puntati sul nuoto sono sempre di più. Cioè, il nuoto negli ultimi 10 anni... Prego. No, io non credo che in realtà il problema sia aumentato numericamente, ma semplicemente iniziamo ad affrontarlo, e finalmente, quindi magari sono i casi che emergono e si inizia a parlarne, si inizia
a dire ad alta voce che la mental health, la salute mentale è un tema reale per gli sportivi, e ben vengano tutte le testimonianze, Filippo in primis, perché quando si parla poi di Caleb Dressel, Adam Peaty, sono nomi che comunque solo a pochi sono realmente vicini. Solo a pochi possono realmente immaginarsi qual è la vita quotidiana di Caleb Dressel o di Adam Peaty o di Christoph Milak. Filippo, che è un super atleta, che è un grandissimo campione, resta comunque molto più vicino all'atleta medio o al ragazzo medio, che comunque è più facile, per il quale è più facile immedesimarsi in una persona genuina come Filippo. Per cui non so se sia, sicuramente ci saranno anche dei picchi di questa problematica che si sta sviluppando per determinate condizioni sociali che esistono. Sicuramente la pressione dei media sta aumentando, le aspettative di alcuni lati del business legato allo sport sicuramente esistono. Credo che però molte di queste situazioni ci fossero sempre state, ma che venivano magari derubricate al breakdown mentale, allora questo ce l'ha fatta, ha mollato, invece di affrontare realmente, di entrare sotto alla superficie del problema. E come ha detto bene Filippo, c'è sempre un villaggio dietro a un atleta, non è mai da solo, anche quando pensa di esserlo, e non solo per ottenere il risultato. Le persone, quelle veramente vicine, sono quelle che sanno anche magari dirti quando è bene smettere, quando è bene fermarti, quando è bene fare un passo indietro. Quelle, secondo me, sono le persone che magari ti vogliono più bene o hanno più a cuore il tuo interesse di quelle che continuano a premere e a pressarti nel momento in cui è chiaro un momento di difficoltà. Sicuramente gli infortuni sono molto spesso la scintilla che dà inizio, no, a un periodo di difficoltà per un atleta. Ma come ha detto bene Filippo, non è stato solo quello il problema, immagino, anche per lui. Quindi non credo che, sono fermamente sicura che il tema della salute mentale sia uno dei più interessanti da esplorare in questo momento per tutti gli atleti, dico tutti gli adolescenti in realtà in giro per il mondo, ma in particolare per gli atleti, e che proprio come una persona che ha un problema fisico si fa affiancare da un team medico, da un fisioterapista, è assolutamente parte del team farsi affiancare anche da chi ti può dare un supporto psicologico. Anzi, il mio consiglio personale è quello di non aspettare di sentire di averne bisogno per iniziare un percorso. Io sono stata seguita da una psicologa sportiva per tutta la mia carriera e non ho iniziato il percorso perché qualcosa non stava andando bene, ma semplicemente perché ho pensato che quella persona lì potesse aggiungere qualcosa al mio percorso. Per cui ben venga prima di tutto parlarne e vedere esattamente proprio la cosa come un aiuto in più, perché ci alleniamo tutti i giorni, mangiamo bene, facciamo tutto quello che va fatto, fisioterapia, e poi magari ci dimentichiamo o ignoriamo, decidiamo di non dare il giusto peso a quello che sappiamo essere invece una delle percentuali più importanti nell'equilibrio di un atleta, che è la salute mentale. Filippo, siamo contenti del fatto che il problema affrontato durante i campionati italiani siano stati i 200esimi, nel senso che rispetto a tutti i problemi che ci sono stati prima, questo direi che è il meno, no? Raccontaci un po' questa gara che insomma ti ha lanciato in tutte le copertine di tutti i giornali, ma poi allo stesso tempo ti ha lasciato con quel filino di rabbia per non essere riuscito a fare esattamente quel tempo. Sì, partiamo dal fatto che avendo partecipato al campionato del mondo di Doha e dovendo fare solo una staffetta, che ora dico solo, ma per identificare solo un giorno di gara, esatto, non è stato facile stare in Qatar per 10 giorni aspettando la gara, vedendo tutti gareggiare, rimanere attenti alla preparazione, gareggiare, tornare, fare 2 settimane di diciamo mantenimento, qualche lavoretto specifico, e poi rigareggiare a un campionato italiano di nuovo di 5-6 giorni. Non sono cose a cui siamo estremamente abituati, perché purtroppo durante l'anno non ce n'è nemmeno la possibilità di fare gare di alto livello che sono ravvicinate tra di loro. Forse gli americani sono
i principi di questa cosa, perché ogni settimana, ogni giorno possono avere delle gare, fanno, disfanno, sono sempre sulla cresta dell'onda, per dire che sono sempre a gareggiare, cercando di... Sono anche abituati a viaggiare molto più di noi, perché magari per andare, esatto, da uno stato all'altro devi prendere un aereo, per noi già prendere un aereo sembra una cosa che ti sconvolge la routine. Sì, dall'altro. Quindi, nonostante questa difficoltà, sono arrivato a un campionato italiano sapendo di non avere troppe cartucce addosso, ma sapendo anche, però, di essere in forma. Una forma che non ritrovavo, secondo me, da 4 anni e mezzo, per via di sfortune, per via di insomma, problemini di allenamento, di programmazione. E a 27 anni, dopo il record italiano del 2019, ho fatto il mio miglior campionato di marzo, il campionato italiano assoluto primaverile di sempre. Quindi è una cosa che un po' ti scombussola, perché dice, cavolo, ancora sono qua, che ho la voglia di migliorare, ho la voglia di gareggiare, ho la voglia di spingere più che posso, nonostante sempre quelli che possono essere i problemini di programmazione o quelle cose che abbiamo lasciato un pochino più indietro per favorirne delle altre, che poi andremo a analizzare un po' con l'allenatore, ma credo si sia visto abbastanza negli ultimi 25 metri. Insomma, ti dà una vitalità, una voglia di nuotare che pensavi quasi di avere perso, no? E iniziare con una staffetta, con un passaggio a 1.18.0, con un 1.45.91 a 2 centesimi dal tempo per le Olimpiadi nei 200 stile libero, dopo 4 anni e mezzo appunto, che non scendevo sotto l'1.47 in gara singola. Ora, potete capire com'è stata la mia reazione. Io la sera stessa avevo ancora le palpitazioni, la notte mi sentivo battere il cuore, non ho dormito un cavolo. E è stato veramente veramente bello, delle emozioni che appunto speravo di risentire, ma non mi sarei immaginato di sentire in questa maniera. Sono sicuro anche che ci sia tanto margine, perché effettivamente c'è, però è già un punto fermo, un punto a mio favore che ho dedicato a me stesso, che mi proietta verso la preparazione di un'Olimpiade con una ferocia che pensavo appunto di non avere. È stato veramente bello. Poi, successivamente, al primo giorno, giovedì, ho fatto i 100 stile, che hanno denotato una mancanza un po' di velocità. La mancanza della partenza c'è sempre stata, però ci lavoreremo un po' in di più. I 200 stile venerdì... No? Però nuotare 48, se scendere no, 48 e 9, comunque 99, una cosa interessante. No, è sempre bello, considerato che di solito in uno stato di forma e di preparazione ottimale torno a 25 basso, sono sempre tornato sul 25,5, 25,6 a questi campionati italiani, quindi anche lì c'è margine, o almeno credo di averlo. Poi successivamente venerdì un 200 stile con una nuova leva di tutto rispetto. Abbiamo condiviso un po' di energie, un po' di aneddoti, l'ho già integrato nel gruppo sportivo dei Carabinieri, ma si sarebbe integrato comunque da solo, ho fatto un po' da come posso dire, da fratello grande, e infatti abbiamo condiviso lo stesso nome sulla cuffia in tutte le gare che ha fatto. E sono molto contento di aver potuto vedere una crescita del genere, perché anche in prospettiva 4x200 avere due persone sotto l'1.46 con anche una buona solidità fa ben sperare, perché insomma nell'ultimo anno non è che ci siano stati purtroppo degli ottimi tempi da fermo. Hai visto, Enrico? Filippo ha già toccato tutti gli argomenti dell'intervista, sì, era 4x2, no, ha fatto tutto da solo. Se lo fai parlare arriva a mezz'ora senza interromperlo, cioè per noi Filippo è uno spettacolo, perché noi possiamo andare a casa, no? Stare tranquilli. Lì, ho preso dal babbo. Sì, devo ammettere che quando io...
quando io e papà parliamo diventa una roba sempre molto lunga, quindi chiamo, guarda, 2-3 minuti, poi passa l'ora. No, ma è bravo perché ha provato già tutti i collegamenti, capito? Sì, ecco, devo dire la verità, ho avuto la fortuna lunedì sera di condividere una bellissima serata, tra l'altro insomma organizzata da Cristina Chiuso a Roma con Filippo. Filippo è stato chiamato in qualità non di nuotatore ma di imprenditore e se l'è cavata perfettamente, insomma è un ottimo parlatore, devo dire che insomma ha fatto un figurone, ha raccontato la sua azienda, ha raccontato un po' qualcosa di estremamente interessante in modo perfetto, quindi è già pronto anche per fare il commentatore tecnico. C'è da migliorare, però sì, è una cosa molto interessante. Hai un po' di tempo ancora per migliorare, diciamo che assolutamente. Esatto, non ti aspettiamo subito, tra un po', insomma. No, devo chiacchierare un altro pochino, un po' a destra e a sinistra, come fa anche mio babbo, fare nuove esperienze anche con persone sconosciute e poi siamo a posto. Aglaia, allora falla tu la domanda, se riesci a trovare un argomento di cui non ha ancora parlato. No, vabbè, si può andare un pochino più nello specifico, non ci sono problemi. Ovviamente. Io sono andata dritto a ruota libera. ma Pippo lo conosco ormai da 10 anni, per cui so dove andare anche un po' a punzecchiarlo, no? Ecco, per cui ecco, voglio metterti un po' in difficoltà, faccio la domanda cattiva. Abbiamo già parlato di questo 2019, di tutto quello che c'è stato dopo. Però se tu riporti la tua mente a quel campionato, no? Guangzhou 2019, 4x2, bellissima, ma quarta, tu bellissimo in quella finale del 200, 1.45.6, ancora corretto italiano, quinto. Sembrava comunque essere, pur essendo un bellissimo risultato, tutto sul punto di fare l'ultimo gradino, no? Il podio, quell'ultimo salto, quell'ultimo step che mancava. Quanto ti sembrava vicino quel giorno e quanto adesso, comunque a distanza di un percorso molto lungo che hai fatto, lo rimetti in prospettiva quel campionato? Allora, io sono arrivato al Mondiale di Guangzhou senza grosse aspettative, cioè non mi sarei mai immaginato di riabbassare un tempo di altri quasi un secondo dalla mia gara singola. Quindi l'avevo presa con molta tranquillità, con molta serenità, con l'obiettivo solamente di divertirmi. Poi, lì per lì, sai, rientri in semifinale 15°, rientri in finale 8°, a 3 centesimi dal 9°. È stato tutto un gioco di centesimi che da un certo punto di vista non mi hanno fatto godere già il grande risultato che avevo fatto. E questa cosa dei centesimi, che è diventata quasi una sorta di malocchio, sta continuando, perché sto continuando a portare all'opposto, indietro. Però. No, in maniera uguale più o meno, perché cioè, questi centesimini che sempre mi distaccano, mi distanziano da un possibile risultato, da un possibile, non so, titolo di giornale, da un po' di interesse anche mediato, sono sempre lì, non mi abbandonano. Quindi sicuramente devo lavorare sulla gestione proprio degli ultimi metri, perché forse lì ancora un po' di grinta, un po' di rabbia, un po' di voglio toccare davanti agli altri, voglio veramente spaccare, forse manca, perché un po' preso dalle stanchezze, da tutto quello che c'è intorno. Però diciamo che non lo vedo come una cosa impossibile. Anche i passaggi che sono stati fatti ai 150 a questo campionato italiano, che l'ho fatto per 3 volte, 1.18 basso, se non 1.18.0, sono tempi che ai 150 potrebbero portare... Valgono gli altri, valgono quei tempi che valgono poi... Gli altri, valgono gli altri, non voglio veramente portarmi sfortuna... che già ne ho abbastanza, dicendo che potrebbero valere una finale olimpica, ma se noi fermati andiamo a qui. Guardare come vengono strutturate qui, le gare qui, a livello interno... Fermati qui, allora adesso te la faccio io la domanda, vai. Un po' così. Scusate, cosa serve per arrivare alla finale olimpica e quale tempo serve per arrivare al podio? Nella tua testa in questo momento, Allora, questi sono temi difficili, nel senso che lo so.
ci sarà una bella bagarre, ci sarà tanta tanta competizione, perché l'Olimpiade è sempre teatro di le migliori prestazioni del mondo. Allora, nei 200 stile libero secondo me si andrà in finale con sotto l'1:45.5 abbondantemente, 1:45.3 circa quasi, e la finale, il podio anche lì 1:44 basso, intorno secondo me all'1:44.3, 1:44.4 il terzo posto. Però diciamo che io la stai abbassando in maniera molto negativa, sì. Cioè, rispetto a Fukuoka stai abbassando di mezzo secondo tutto. Sì. Secondo me è stato pure gentile. Sì. Esatto. Sì. Perché abbiamo visto quello che si è visto comunque stato... anche già solo a... esatto, a Doha, che era il mondiale di quelli che avanzavano, e già si è visto delle cose impressionanti, quindi sì, soprattutto in staffetta, la staffetta ancora peggio. Ci vorrà sicuramente sotto 7-1, quindi abbondantemente sotto il record italiano, con frazioni da 1:44 basso che fioccheranno a destra e a sinistra con una tranquillità disarmante. Quindi cioè stai parlando di medaglia qui, non di finale. Sì, sto parlando di podio. Per la finale nella 4x2 si aggirerà intorno al 7-5, 7-4. 7-5, vai, aumentiamo un pochino. Va bene. No, è fattibilissimo, 7-5, 7-6, però insomma. Sì, diciamo che il doppio standard tra avere 8 nazionali che nuotano quel tempo lì, in effetti noi siamo anche a mente tra quelle che se lo possono permettere, e poi c'è quell'altro standard, quello che ci sono quelle 4-5 nazionali che fanno un discorso a parte, e l'Italia vuole inserirsi, e diciamo che ha messo quantomeno le basi per poterlo fare. Sì, se volete le possiamo anche numerare, perché abbiamo la Corea, abbiamo la Cina, abbiamo l'Australia, abbiamo l'America, che anche con la seconda linea ti fa 7-2. La Gran Bretagna, che direi che abbiamo la Gran Bretagna. Non ci scordiamo della Germania, la Francia, che comunque ha fatto vedere che ci può toccare davanti. Fai veloce, arriva a 8 squadre. Certo. No, insomma, sarà dura, ma diciamo che è stata presa la strada giusta. Anche grazie, Filippo, ne hai parlato, però vorrei che tu analizzassi anche dal punto di vista tecnico, anche grazie ad Alessandro Ragaini, che insomma ha fatto vedere, cioè ha tirato giù 2 secondi in un giorno, giusto così per dire, è arrivato qua a 1:45 e non pare volersi fermare qua. No. Tecnicamente, dacci un quadro della tipologia di atleta che è Alessandro. Allora, è uno della nuova generazione di atleti che sono molto fini, molto, cioè, nemmeno troppo esagerati in altezza, larghezza, sono giusti per essere leggeri sull'acqua, un po' in stile Popovici, in stile Marchand, Kos nel dorso, sono tutti personaggi non estremamente muscolari. Però in acqua li vedi benissimo, riescono a galleggiare, riescono a avere sempre meno attrito, perché sembrano quei foil, quelle tavole che utilizzano ora in mare, con una pinnetta sotto l'acqua e poi la tavola sta tutta sopra. Quindi l'attrito che fa è minimo. Ora, dal punto di vista tecnico, credo che stia lavorando al massimo con i suoi allenatori. Tra l'altro poi c'è un aneddoto che vi spiegherò, e ha un grande team dietro, perché ci sono tante persone che lavorano intorno a lui, so che lavorano tutti insieme all'unisono, ed è quello lo sport del futuro, ovvero creare proprio un team di lavoro a 360 gradi che lavori su un atleta, perché purtroppo lo sport individuale si fa così, e al di là dell'allenamento con persone, con compagni di squadra, poi se uno vuole arrivare lassù in cima, queste persone devono stare un pochino più intorno a lui rispetto agli altri. E
è un ragazzo con molta tranquillità addosso, quasi l'incoscienza giovanile, no? Non sente la gara, a volte mi fa paura perché gli chiedo, guarda, ma Ale, sei tranquillo, tutto bene? Sì, sto bene. E ti sorride. Io magari prima della gara sono anche un po' agitato, un po' in ansia, no? Tranquillo, come una Pasqua. Io sono... E tu sei comunque tra quelli più tranquilli che conosco. Esatto, esatto. Non sei sicuramente sì, uno che io, si fa io, trasparire. Faccio fuori uscire l'ansia parlando. Infatti nel pre-gara, quando siamo in addetta concorrenti, siamo sempre a un po' a chiacchierare, a stuzzicarci a vicenda, soprattutto noi 200 stile liberisti, che siamo sempre un po' a sondare il terreno, a cercare di capire come sta l'altro, che intenzioni ha, che cosa vuole fare, anche a metterci un pochino bastoni fra le ruote, perché d'altra parte è uno sport individuale, siamo al di là dell'amicizia avversari in gara. E questo a me mi aiuta perché mi sdrammatizza il momento, due cavolate, fino a che non sono davanti a blocco e quei 30 secondi, un minuto per rimettermi un po' in linea mi servono. Comunque Ale è un talento, credo abbia grandissime possibilità se continua così. E l'unica cosa che, poi ne parlerò anche con lui e col suo allenatore, per lo stile che faccio io e per lo stile che ha lui, che non mi piace, è questa mano molto, molto, se posso dire, monca nella fase di recupero. Tende a chiudersi molto e a chiudere questa mano perdendo un po' la geometria, ma questo è un puro visto estetico e... un punto di vista estetico, niente di che possa andare a peggiorare. Sarebbe stata una spiegazione perfetta, e devo dire che insomma ci ha dato tanti spunti per poi andare a vedere. Ma quanto è bello che il primatista italiano si prenda la cura di dare dei consigli estetici a un nuovo talento che nasce nella sua. Insomma, diciamo che anche avrebbe poi anche il record italiano, insomma, diciamolo, secondo me nel giro di un annetto potrà cadere. Con l'arrivo di Ale, certo, con, magari anche per insomma, mano con tua, la voglia cioè... anche mia di Filippo, io spero prima perché potrei migliorare. Vabbè, sì, però d'altra parte il tempo va avanti e arrivano nuove generazioni, quindi bisognerà lasciare una strada già anche un pochino preparata agli altri e augurargli il meglio, no? Insomma, la speranza è che possiate tutti assieme, vecchia e nuova generazione, andare a provare di andare a prendere questa medaglia. Sarebbe un sogno assoluto e qualcosa di incredibile, perché lo sappiamo, cioè ci sono gare e gare, Aglaia. La 4x200 stile libero per me è un qualcosa di così, quasi religioso, cioè è un momento in cui se riesci a essere lì tra i primi hai fatto qualcosa vai oltre alla vittoria. A me era religioso perché le poche volte che l'ho fatta vedevo tutti i santi, però sono d'accordo. Sì, posso confermare che insomma devo dire che poi per un centista i 200 sono qualcosa di strano, a differenza invece di Filippo che da 200 passa spesso e volentieri ai 100. 400 non ci hai mai pensato, Filippo? Ma io credo che il 400 sia una gara abbastanza chiusa e potrebbe anche darsi che una preparazione più rivolta al 400 che al 100 mi metta più in difficoltà rispetto ad adesso. Quindi, quanto hai di personale? Io ho 350 fatto, non mi ricordo quando, forse 2017, però... diciamo che è una gara che ho sempre sofferto molto perché devo nuotare a un determinato ritmo, a una determinata frequenza, se no la fatica che io duro per andare avanti è 100 volte maggiore. 100 volte maggiore. Quindi infatti, i tuoi 400 sono i 200 di Aglaia, più o meno. Sì, esattamente, esattamente. Solo in uno stato di forma eccelsa riuscivo a farli come volevo farli. Quindi, Aglaia, l'ultima domanda. Abbiamo lasciato un po' da fare. Sì, botta secca e esponiti pure, Filippo. Abbiamo parlato di due nomi, il tuo e quello di Alessandra Gaini. Dovessi disegnare domani la 4x2 italiana, chi sarebbero gli altri due nomi?
Questa è forse più cattiva dell'altra domanda che mi hai fatto prima, perché... No, lascia stare le amicizie, l'amore, l'affetto, provi per almeno 15 persone che nuotano il 200, però... Tempi alla mano, attualmente il terzo vedo Caserta. Caserta ha fatto comunque un buon tempo, il suo migliore, 1:46.8. Non ha avuto la possibilità di venire al mondiale, però credo che possa giocarsi un posto assolutamente. E poi per il quarto posto al Sette Colli sarà veramente una sfida col coltello tra i denti tra di Tullio Ciampi e Dicola. Questo non te lo saprei scegliere. Perché per dirti, per esempio, io ovviamente il cronometro è quello che ci salva nel nostro sport, però io di Dicola non farei a meno in una staffetta, perché secondo me è quel genere di atleta lì. Poi, è il frigo, questo, ovviamente, è il frigo che della 4x200. Se... Però non voglio nemmeno negare che negli ultimi anni gli altri due, sia Ciampi che De Tullio, ci hanno dato delle sicurezze che, se in forma, sono difficili da sostituire. Quindi io auguro a loro il meglio di arrivare al Sette Colli al meglio della loro forma e di guadagnarsi un posto. Poi... Non è neanche detto che siano solo i quattro a prendere l'aereo, insomma, poi sappiamo che per fortuna l'Italia è una nazione che può permettersi di avere delle riserve, quindi... Sì, sicuramente. Tra l'altro, però, abbiamo visto che la 4%, la 4% un po' ha già espresso questo verdetto con 6 atleti che andranno a Parigi, quindi magari 5 per la 4x200 potrebbero anche starci. Anche se difficilmente ce ne saranno di più, però insomma credo che 5 potrebbero anche esserci. Io Filippo vai libero. Ti faccio in bocca al lupo. Abbiamo già parlato lunedì sera del tuo programma, che mi dici essere abbastanza tranquillo, cioè nel senso starai lì a casa ad allenarti da qui fino a luglio, no? Sì, non ci sono novità per il momento, farò qualche gara come il Mare Nostrum, cercherò di andare un po' a gareggiare perché mi serve gareggiare, però per il resto non ci sono al momento collegiali in vista e si sta bene anche a casa, dai. Bene. Aspetta, voglio dire l'ultima. Sì. Ma l'aneddoto con Ragaire... È quello. Scusami, perdonami, vai pure. Allora, io nel lontano 2014-2015 incontrai a Marsalam in Egitto sul Mar Rosso quelli che poi sarebbero diventati i fisioterapisti di Ragaini, delle persone che stanno all'interno del team di Alessandro e con le quali ho una foto abbastanza imbarazzante, però, di come ero io a 17 anni. Quindi io sono passato da incontrarli al mare ad incontrarli a un campionato italiano con il mio, diciamo, avversario principale. Pensavo quindi ci tirassi fuori la foto di quell'incontro. Me la posso anche tirare fuori, però, vedi che ce l'ha. Non ce so l'ha, se riesco a farvela vedere da qua. Così, diciamo così che anche per Aglaia, te lo ricordi. Le differenze a livello fisico sono ben diverse. Come vedere, i miei 17 anni non sono i suoi, però questa condizione fisica di rilassatezza, diciamola così, mi ha sempre contraddistinto. E che sia l'inizio via di un'altra parte di carriera, non si molla, non si dice... Non è che gli lascio la strada spianata, io combatto. Perché abbiamo visto come in Italia quando una gara inizia a scaldarsi ne guadagnano veramente tutti. Esatto. Sì, esatto. La speranza davvero di aver trovato, insomma, in questa specialità negli ultimi anni, inutile dirlo, abbiamo abbastanza sofferto, quindi speranza di aver trovato veramente la chiave per poter essere competitivi in questa che è una gara meravigliosa e che
ultimamente davvero ha fatto un salto in avanti clamoroso a livello medio, e quindi sarebbe bellissimo trovare due italiani protagonisti ad altissimo livello. Ce li abbiamo e speriamo davvero che finisca tutto come deve finire, come è giusto che finisca, cioè insomma a Parigi vedere protagonisti voi azzurri sia nella staffetta sia nella gara individuale. Io ringrazio Filippo, grazie mille Filippo, grazie davvero. Grazie a voi. Quando si riparte? Hai già ricominciato? Hai già ricominciato dalle note? No, qualche giorno di riposo e poi gentilmente concesso dal coach. Era necessario, dai. Giustamente, grazie. Noi torniamo la prossima settimana. Inizia il nostro lungo viaggio verso Parigi, perché a sto punto l'obiettivo è quello, no? È sempre stato quello, ma adesso lo possiamo dire ad alta voce. Adesso non ci sono altri eventi prima di quello. Sì, ci sarebbero. Vediamo se l'Italia parteciperà. Insomma, non sappiamo ancora cosa accadrà in vista dell'europeo. Io dico la mia. Insomma, c'è un europeo, ci sono atleti che magari di fatto hanno finito la stagione adesso, io li manderei, poi fate voi, vediamo che cosa deve accadere. Poi sono d'accordo. Ci sono anche alcuni giovani molto interessanti che non potranno essere a Parigi, anche loro potrebbero avere un bel gradino da salire con un evento internazionale che è comunque sempre un europeo. Vediamo che cosa accadrà, sarebbe bella cosa. Ci vediamo la prossima settimana, Glaia, alle 21, giovedì, come sempre. Ci vediamo presto, Filippo Megli. Ci vediamo presto anche con tutti voi. Veniteci a cercare su tutti i nostri social, su YouTube di OSport, su tutti i social appunto sia di Sport2U che di OSport. Ciao a tutti, buona serata. Ciao.